celebriamo la 25esima domenica del tempo ordinario. Il Vangelo di Marco ci presenta un episodio che conosciamo bene. Gesù attraversa la Galilea con i discepoli, insegna e dice ai discepoli qualcosa di grande e di doloroso. Il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo 3 giorni, risorgerà. Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. E subito dopo l'Evangelista ci fa capire che stavano litigando tra loro per essere il primo. Si domandavano chi fosse il più grande fra loro. Ma la cosa che mi ha colpito è che Gesù non fa subito una osservazione negativa su di loro mentre sono in cammino. Quando fu in casa, chiese loro: di che cosa stavate discutendo per la strada? Ed essi tacevano. Per la strada, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Mi ha colpito il fatto che Gesù non interviene immediatamente dicendo: ma cosa state dicendo? Ma perché dite queste cose? Aspetta il momento più opportuno per far capire loro qualcosa di grande. Sì, entrano in casa, si siedono. Allora, questo dettaglio mi ha fatto capire che questa parola è preziosissima anche per noi oggi. Gesù ci sta dicendo qualcosa di grande che chiede attenzione, silenzio, calma. Chiamò a sé i 12 e disse loro: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. Ecco il grande insegnamento che non appartiene soltanto a questo episodio, ma è dedicato a tutta la nostra vita. Siamo chiamati a comprendere profondamente cosa significa farsi servi per amore. Questa parola ci dà un fastidio tremendo. Nessuno di noi vorrebbe farsi servo degli altri. Eppure Gesù mi fa capire che è proprio nel farsi servo che io dichiaro l'amore. E comprendo la profondità di questa verità guardando Lui, il Maestro, il Signore, Lui, Dio Onnipotente, che si fa servo. Si fa servo per amore, mi lava i piedi, si consegna a noi nella croce, nella sofferenza, muore per noi, dà la vita. Chi ama dà la vita, perde la vita per chi ama. E noi, guardando Gesù, capiamo che cosa significa amare. Guardando colui che è l'amore, capiamo che siamo chiamati a farci servi per amore. Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. Mentre Satana fa di tutto per trascinarci nell'arroganza, nell'essere al di sopra degli altri, Gesù mi dice esattamente il contrario. Fatti servo, impara a sottometterti per amore. Consegna la tua vita perché gli altri abbiano la gioia, la felicità, la vita. E allora in questa domenica vogliamo chiedere con forza al Signore di imparare da Lui a farci servi per amore. Qui c'è il segreto della vita, il segreto della felicità. Siamo chiamati a non scappare di fronte al servizio, di fronte alla croce, di fronte al dare la vita, perché è proprio qui il segreto che Dio sta comunicando ai Suoi discepoli e a tutti noi.
Auguro di cuore a tutti voi di poter imitare profondamente e accogliere questa parola di Gesù per imparare ad essere servi per amore e vivere per la gioia degli altri. Buona domenica a tutti voi.